benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti voi. Che tu sia benedetto, che tu sia benedetto, che tu sia benedetto, benedetto, maledetto, benedetto, tutti benedetti, tutti bravi, salutiamoci. Guarda, bene, dai. Fiorella, per me non posso salutarti per, certo, bene? Forse, scusa, poi... ma tipo Gabbani? Chi? Niente. Ma non dire parolacce, che sei giovane, detto... dai, scusa. Su. Dai, vai, vai. Scusa. Dai, bacio, bacio. Bravo, sali su. Bravo, bravi, omen omen. No, mi spiace essere anche entrata così all'improvviso. Spero di non aver interrotto un'emozione. Stavi per cantare? Io stavo per cantare. Ah, però... vabbè, allora niente, tutto a posto, dai, dai. Quindi pure tu fai musica, eh? Pure tu fai musica, bravo. No, ma c'è posto per tutti poi. C'è posto per tutti alla fine. C'è chi canta l'impegno, chi canta il paese, chi canta la denuncia, chi canta il sociale e chi canta sui social. Dai, no, su. No, ma c'è Battiato, c'è Fossati e c'è Disney Channel. Non è proprio, guarda, dai, non è, sì, proprio così, Fiorella. Io so che tu sei una leggenda, non è proprio così. No, ma non ce l'ho con te, non ce l'ho con te, figurati. Citando un mio amico, non ti curar di loro, ma canta e passa, se sei capace. Vabbè. Comunque, dai, su, a posto. Ma chi ci pensa più a Sanremo? Ma chi ci pensa più a Sanremo? Bella parentesi, però no, certo, quanto sarà passato ormai, dai? Oddio, non 104 lo so. Giorni a occhio e croce, minuto proprio. Più, minuto meno. Ma capita. Sanremo è nazional popolare, sì. Uno si mette in gioco e poi vince coso, il gratta che caro, no? Come... Ma no, dai, ha presentato un bel progetto. Un bel progetto. Ma tu c'eri a Sanremo? Io c'ero a Sanremo, non t'ho visto perché stavo cantando per la liberazione delle zanzare tibetane, purtroppo, e quindi non t'ho visto, ah, vabbè, mi dispiace. Ma tranquilla, non la prendo sul personale. E come ti sei piazzato? No, è andato molto bene, sono arrivato quarto, insomma. Ah, quarto, sì. Due posti sotto al secondo, quindi, no? No, così. Ma chi non conta niente, no, Michele, no. Non conta niente, dai, tranquillo. Chi ci fa caso? Alla fine, no, anche se sei dignitoso anche così, che non hai vinto niente, dai. No. Non ti preoccupare. Vabbè, Fiorella, io in realtà qualche anno fa ho vinto un talent, ho vinto X Factor. Vabbè, però... Complimenti. Grazie. Grazie. No, ma vincere X Factor è importante per la carriera, è importantissimo. Io lo sai a chi penso. Trampolino. Io penso a Giossada... A Matteo Becucci, agli Aaron Quartet, capito? Ecco, ti auguro con tutto il cuore lo stesso percorso, bravi. Vabbè, ma dai, tranquillo. Senti, dimmi un po', il tuo pezzo di Sanremo come si chiamava? Non dubitare. Diario degli errori. Ah. Diario degli... No, lo sai che se te lo scriveva Fossati tutti sti errori non c'erano, guarda, fidati. Senti, no, a proposito, adesso ho visto che sei in tour, Milano, Firenze, la gente viene, tutto esaurito, è vero, la gente bene, proprio grazie, viene a vederti. Ma lo vedi allora, lo vedi che la disoccupazione giovanile ha i suoi lati positivi, no, alla fine? Ce li ha. È così. Io... È un onore per me, Fiorella, no, grazie. Figurati, moccioso. Senti, io verrei anch'io, sinceramente. Ma magari. Volentieri, però purtroppo ho la raccolta delle barbapietole in favore dei contadini israeliani, quindi Vabbè, non posso, mi dispiace. Io su questo ti faccio un applauso, sì, tu sei sempre impegnata sul sociale. Ma che quindi... ne sai tu, bravi, che l'ultima volta che hai fatto sciopero era quando si sono sciolti gli One Direction, no, dai. Per cortesia. Senti, bravi, dai. Si è fatto tardi, vado via io che ho i premi della critica in doppia fila. Ciao, bravi. Ah, scusa! Dimmi. Bravi, lo sai chi ti saluta? Chi? Guccini. Ah.